Buonasera, benvenuti alla presentazione di oggi. Siamo qui con Francesco Mila, che saluto, benvenuto. Ciao, ciao a tutti. Ciao Francesco, oggi presentiamo il suo primo romanzo, Piperita, pubblicato con la Fandango. Due paroline, esatto, due paroline su Francesco. Francesco è giovanissimo, ha 24 anni, vive a Roma, studia filologia moderna alla Sapienza. Questo, come ho detto, è il suo primo romanzo, ma ha già qualche piccola esperienza perché ha scritto dei racconti su alcune riviste online. Francesco, la prima domanda, forse anche banale, è com'è stata la prima esperienza di pubblicazione? Ovviamente il tuo libro è uscito a gennaio, quindi in un periodo sicuramente non facile, come dicevamo, perché non hai potuto presentare comunque dal vivo. Però ecco, raccontami un po' com'è stata questa prima esperienza. Beh, è stato un percorso abbastanza lungo e travagliato, dato che in realtà ho conosciuto le persone di Fandango qualche anno fa e poi insomma ci siamo presi del tempo per lavorare sul romanzo e, che in teoria doveva uscire in autunno e poi causa pandemia si è arrivati fino insomma, a gennaio. Ovviamente è, penso, il peggior periodo, come hanno detto già altre persone, per esordire soprattutto, dato che l'esordio richiede, credo, un'attenzione maggiore rispetto a quella che magari, non lo so, è richiesta dal libro di un autore che ne ha già pubblicati tanti. Però, insomma, io mi trovo abbastanza bene. Spero che anche Fandango non abbia nulla da rimproverarmi per il momento. E sono contento, anzi, insomma, di poter comunque presentare in qualche modo il libro, in questa maniera, anche se appunto si perde il contatto umano. E, insomma, è un po' come con gli esami da remoto o gli esami in presenza, ecco. Però, penso che poi questa nuova formula si manterrà anche dopo la pandemia. È più comoda e, insomma. L'editoria in qualche modo ha dovuto adattarsi, credo, anche a Certo. questo nuovo corso della storia umana. Quindi, però Assolutamente. sta andando bene, mi trovo bene. È stato un po' traumatico in realtà, perché comunque in qualche modo fare uscire un libro significa confrontarsi con i lettori, Poi, anche se non sono tanti, sono comunque persone che leggono e esprimono un'opinione. Poi, spesso mi è capitato anche di parlare con qualche lettore, qualche lettrice, e fortunatamente ho avuto pareri abbastanza positivi, anche critiche, però insomma, critiche utili e quindi è un bene, ecco. Posso dirmi soddisfatto. Sì, sicuramente l'editoria si è adattata, ne abbiamo parlato più volte in alcune dirette e sicuramente rimarrà perché appunto è innegabile la facilità comunque di raggiungere persone in tante parti dell'Italia e di raggiungere magari anche autori. Penso per esempio a quelli stranieri che ovviamente farli venire in Italia. Conosciamo un po' la situazione, è complicato e anche dispendioso, quindi sicuramente l'online è un mezzo utile che va rivalutato, però non, sono sicura che non perderemo comunque appena possibile le vecchie presentazioni dal vivo. Anche perché adesso arriva la primavera, quindi sarebbe bello organizzare qualcosa Fuori, all'aperto. all'esterno, Sì, con il esatto. distanziamento e vai. In un bel parco, ecco, una presentazione in un parco, mi piacerebbe. Eh beh, lì a Roma ce ne sono tanti. Noi, per esempio, come libreria abbiamo la piazzetta e quindi durante la primavera la utilizziamo proprio per fare presentazioni. Quindi aspettiamo anche noi questo momento. Ah, io ci sto, se mi invitate verrò. Sicuramente ti invitiamo, te l'ho già detto prima, quindi appena possibile saremo contenti di averti da noi. Intanto, vabbè, tanti saluti da tutti quelli che ci stanno seguendo. Io direi però di iniziare a parlare di Piperita.
Allora, io inizio proprio in realtà da una citazione che metti tu all'inizio di uno scrittore. Fratello e sorella erano in un certo senso vicini e in un certo senso lontani. Tra loro c'era la stessa distanza che separava la madre e il padre. È una citazione di Kayla La Russa, di Singer. E credo che sia una citazione perfetta per il tuo libro e per quello che è, secondo me, il tema principale, no? Che tu tratti nel romanzo, che è il rapporto tra Lapo ed Emma, che sono fratello e sorella. Chiedo a te in realtà di raccontare brevemente un po' la trama, senza dire troppo. E poi ci addentriamo meglio, insomma, nelle tematiche. Ma allora, ecco, io intanto posso dire che non credo che il mio sia un romanzo di trama, diciamo così. La trama è abbastanza rarefatta. Comunque, in sostanza, all'inizio del romanzo, dopo un più o meno breve prologo, il libro si apre con questa vacanza al lago, è la fine di un'estate, in cui Lapo e Emma sono bambini. Lapo ha circa 10 anni, Emma 3 in meno, e sono appunto in questa casetta al lago, questa villetta a schiera, diciamo, con il padre e la madre e il cane Miele. E, diciamo, il lago è in qualche modo un luogo a cui soprattutto il fratello e la sorella, Lapo e Emma, sono molto affezionati, però è anche stato in qualche modo un tentativo comprare questa villetta a schiera da parte dei genitori di riavvicinarsi, di cercare di salvare un legame che già era all'inizio del libro, si capisce dal prologo, abbastanza usurato. E poi andando avanti, appunto, questo legame fra il padre e la madre si sfalderà totalmente e ci sono dei litigi, insomma, dei genitori fra di loro. E questi litigi portano in qualche modo i due figli, Lapo e Emma, ad avvicinarsi anche attraverso l'invenzione fiabesca. Cioè, in pratica, la sera, quando accadono materialmente questi litigi, i bambini si raccontano delle storie, storie che in qualche modo permettono loro di evadere, no? Da una situazione mortificante, in qualche modo, ecco. Da queste storie poi, fra l'altro, nasce il titolo Piperita, perché Piperita è la protagonista delle storie della sorella, ed è una specie di... è una bambina simile a Piperita Patti di Snoopy, perché... dei Peanuts, anzi, scusami, perché il fratello Lapo è ossessionato dai Peanuts, dalla rivista Linus, e legge spesso alla sorella piccola queste storie, queste vignette, che la sorella spesso magari non capisce nemmeno, perché appunto quelle dei Peanuts sembrano storie per bambini, ma in realtà sono storie universali, è quasi letteratura in un certo senso, a parte le varie citazioni di Dostoevskij che costellano, e della Bibbia anche che costellano le storie di Schulz. Insomma, legge alla sorella queste storie di Peanuts e la sorella in qualche modo... prende il personaggio di Piperita Patti e lo fa proprio, le crea attorno una storia e la Piperita diventa appunto, dalla bambina lentigginosa dei Peanuts, una specie di principessa. Si trova a conoscere questo principe Arturo, di cui si innamora, però è un principe piagnone, un principe bambino, un principe che in qualche modo ha bisogno di essere protetto. E mentre questa Piperita è un personaggio forte, è una bambina ma molto solida e in qualche modo sicura di sé. Diciamo, e questo forse è anche un po' quello che caratterizza nella prima parte del mio libro il personaggio di Emma, della sorella di Lapo, mentre Lapo è molto più... In qualche modo, pur essendo più grande, è forse quello che fra i due ha più bisogno di protezione, una protezione che manca. Manca perché questi litigi fra i genitori fanno passare in secondo piano la
la presenza dei figli, la presenza, i bisogni dei figli. Esatto. Quindi questo nella prima parte, poi nella seconda, diciamo, si entra più dentro l'adolescenza, c'è uno stacco, una cesura, trascorrono degli anni e ora non voglio fare spoiler, insomma, accadono delle cose nella prima parte, che cose dolorose in qualche modo, che poi si portano agli sviluppi della seconda, ovviamente, quindi a un certo tipo di adolescenza. Tu parlai della citazione che metto in esergo nella prima parte, nella seconda ce n'è un'altra che pure a me piace molto, che è di Goffredo Parise, dei sillabari, di uno dei racconti dei sillabari, in cui si parla di crescita, e quello che ho cercato di raccontare, io credo, è un certo modo di crescere, un certo sguardo. Goffredo Parise dice, scusa se la leggo, vai. Ma è l'età, non l'occhio che è l'osca, si disse l'uomo. Da questa età uno comincia ad essere quello che è e sarà per tutta la vita. Forse questo qui non sarà un conclamato delinquente, ma avrà certamente nei confronti della vita un atteggiamento losco come il suo occhio. E insomma, ecco, l'atteggiamento di Lapo diventa in qualche modo losco. E losco non nel senso che è un trafficante o... No, semplicemente ha una sorta di sfiducia totale nei confronti della scuola, della famiglia, dei sentimenti soprattutto, sentimenti che è abituato a reprimere, quindi non vengono espressi, però rimangono lì compressi e portano sia in Lapo sia in Emma a situazioni disastrose. E, ora, non so quello che posso raccontare della trama, nel caso... insomma, nel caso ti fermo. No... E infatti a un certo punto tu parli, nel caso di Emma, però vale anche in Lapo, così era il dolore nel linguaggio di Emma un verso compresso. Entrambi, ecco, nei confronti del dolore hanno questo silenzio, anzi tu parli addirittura di vergogna, sì, per quanto riguarda Lapo, anzi ancora di più, non un solo tipo di vergogna, o meglio... È una vergogna diversa nei confronti della sorella, una vergogna diversa nei confronti del padre, e lo è anche nei confronti di, lo diciamo, Greta, anche se non spieghiamo magari tutto quello che succede, nei confronti di questa ragazza. Perché la vergogna? La vergogna, io credo che dipenda dal contesto in cui uno cresce. Cioè, c'è vergogna... quasi sempre mentre si cresce, in ogni contesto. In questo caso è una famiglia del ceto medio e romana, in realtà il padre è di origini calabresi, e quindi c'è anche una forte componente, insomma, in qualche modo c'è questo forte senso del pudore, ecco, che viene impresso ai figli, viene insegnato ai figli, non in maniera diretta, ma appunto lentamente, attraverso la ritualità, diciamo, della famiglia, della casa, insomma. E questo poi si porta, insomma, a una specie di vergogna, di imbarazzo patologico. E io credo che questo dipenda anche la vergogna da una serie di fattori, di agenti esterni, no? Con cui abbiamo a che fare, che ci influenzano mentre cresciamo, soprattutto all'elementare, alle medie, al liceo. E un altro, l'agente esterno, l'agente anzi interno, in questo caso più forte, che è un po' il motore del romanzo, è appunto la famiglia. E quindi sì, insomma, la vergogna dipende da tante cose. Nel libro soprattutto da una certa impostazione, da un certo contesto familiare, che è quello che ho provato a raccontare, anche perché è quello che conoscevo meglio, insomma. Sì, diciamo che anche forse proprio l'atteggiamento del padre, da una parte, che di fronte a questi litigi ha una situazione particolare, anche della stessa moglie, incassa spesso e volentieri. Sì, incassa, diciamo, certo, ma sai... Sta al lavoro, perché ricordiamo, cioè, comunque
No, dico, cerca sempre di allontanarsi il più possibile anche dalla famiglia, dalla casa, stando sempre comunque in ufficio. E nel momento in cui invece vanno nella casa al lago, si dedica alle rose, si dedica a Miele, che è il cane. Quindi, anzi, in questa cosa della cura che ha nelle rose, della cura che ha nei confronti di questo cane, ci ho visto quasi un. Come posso dire, un voler, come posso spiegare, un voler mettere cura, un voler far vedere che lui è in grado di curare qualcosa, di far crescere qualcosa, a differenza di come ha fatto con i figli. Non so se è chiaro quello che volevo dire. Diciamo, non era voluta questa lettura, però comunque Ok. può essere difficile, certo. Più che altro è, cioè, per come lo immagino, l'ho pensato io quando ho scritto il libro anni fa, il padre è semplice, è tutto Sì. Certo. esteriore, cioè, ha una vita interiore, però è una vita interiore placida, una vita interiore fatta di certezze anche, in qualche modo. È sicuramente una persona cattolica o comunque credente, per quanto non praticante, e credi ha dei valori, il valore del lavoro, valori che in qualche modo in parte sono anche superati, ecco. E c'è poi a un certo punto anche uno scontro fra l'impostazione del padre, i valori del padre e quelli, insomma, i nuovi valori in formazione, infieri del figlio, Lapo. Però sì, diciamo, quello che fa il padre lo fa per come appunto, non lo so, si occuperebbe di un orto se ne avesse uno, ecco, lo fa in maniera del tutto naturale, senza una grande speculazione dietro, soltanto per una sorta di lui si trova a suo agio nella campagna, si trova a suo agio al lago perché è un posto tranquillo, perché lavora tutta la settimana, perché E poi è una persona capace anche di affetto, ecco, lo dimostra col cane, ad esempio, questa cagnetta Miele che trovano fra l'altro abbandonata qualche anno prima di comprare questa casa al lago nei cassonetti di un ristorante sul lungolago. E anche rispetto ai figli, in realtà, per quanto forse quello che può passare dal romanzo è dai personaggi del padre e della madre una sorta di disamore, ecco, totale. In realtà sono persone che in qualche modo soffrono questa situazione e che pur essendo adulti, pur dovendo in qualche modo essere loro i responsabili, loro a guidare i figli in qualche modo, non ne sono in grado, perché il fatto di essere adulti non comporta necessariamente essere capaci di, insomma, gestire delle responsabilità enormi come la vita di due figli o. Ecco, è capace di farlo con un cane, con delle rose, però i figli sono un po' più complessi. Assolutamente. C'è una cosa che mi ha colpito molto nella tua scrittura, è la tua capacità di delineare i personaggi e gli stati d'animo spesso senza nominarli, questi stati d'animo, utilizzando proprio delle immagini molto visive, molto efficaci, e soprattutto tu utilizzi molto il senso dell'olfatto, degli Sì. odori. Io ho ritrovato tantissimo questa cosa dell'odore, questo odore in casa molto stantio che cambia e diventa un buon odore con la presenza di un'altra persona, quindi di Greta. Quindi associ la pesantezza, ecco, dei litigi della casa anche a degli odori. Sì. Secondo me è una cosa molto bella. Un esempio che mi ero segnata in realtà era proprio l'inizio, quando parli della madre e dici c'era forse qualcos'altro, una cosa materiale dura, nera e puntuta, depositata sul fondo di mia madre, qualcosa che cresceva assieme alla figlia che avrebbe avuto dall'uomo che svegliava piangendo, sia qui sia anche oltre. Tu non nomini mai una forma di depressione che comunque colpisce la madre. Quindi hai questa capacità che per me è
è molto importante in una scrittura. È tua naturale nel senso, è spontanea o è dovuta a, non so, a degli studi? Beh, diciamo che insomma, se nominare una certa cosa è, cioè, in parte era voluto anche dalla scelta di utilizzare come voce narrante appunto la prima persona del bambino, no, di questo lavoro. E ovviamente, essendo un bambino, non capisce, non può sapere cosa sia la depressione, intuisce che qualcosa non va. E quindi il girare attorno, o forse in parte neanche paura, e quindi girare attorno una certa cosa, appunto una cosa nera e puntuta, anziché depressione o soddisfazione, malinconia, come uno vuole chiamare, poi sono cose diverse, ovviamente, ci sono tante sfumature all'interno anche della parola depressione. Insomma, girare attorno a quella cosa è un modo per parlarne, nel caso della voce narrante, appunto, che racconta. E poi, certo, sì, era anche una scelta stilistica, per così dire, insomma, era essere troppo diretti, forse in certi casi può almeno per me, magari si rischia di diventare prosaici o insomma, dipende da sì, anche dallo stile, ecco. E questo. Allora, io vorrei tornare un po' al rapporto tra i due fratelli. Intanto, come ti avevo già accennato, mi è piaciuto tantissimo il personaggio di Emma come l'hai descritto, anche se Lapo sicuramente è quello che racconta la storia, quindi il punto di vista è il suo. Però la descrizione secondo me di Emma è davvero molto molto riuscita. Come hai detto tu, durante soprattutto quando erano diciamo più piccolini, si crea questo legame tra i due fratelli che cercano di superare, no, le difficoltà, questo ambiente umiliante, sempre come prima dicevi, attraverso le storie, attraverso giochi tra di loro. E è interessante anche come differenzi la descrizione delle reazioni che hanno in seguito a questa situazione, perché sono due reazioni abbastanza diverse. In Emma vediamo che essendo più piccola comprende ancora meno, no, quello che succede, comprende ancora meno i motivi dei litigi, questo stato d'animo della madre che tu in realtà a un certo punto fai chiamare febbre. Posso dire, non c'entrava con il romanzo Febbre omonimo. ovviamente non era Perché inteso come. sembra che Fandango parla soltanto di febbri. No, scherzo, ovviamente. No, no, no. Un ottimo romanzo e non Sì, volevo. lo conosco. Sì. Sì, anche perché è abbastanza diversa la tematica in ogni caso, quindi no, non intendevo quella, era diciamo, colpiva proprio l'utilizzo della febbre come sinonimo in questo caso di depressione o addirittura peggio, ed è un termine che tra l'altro userà anche poi lo stesso Lapo quando non vuole andare a scuola, insomma. Quello in realtà è dipeso È più da un ovviamente. tentativo di diciamo, riportare, diciamo, la scusa classica di tutti gli adolescenti quando vogliono saltare scuola o la Esatto. febbre, sì, quando hai una verifica o. Utilizzata, ecco, anche per la madre dà tutto un altro effetto. Sì. Nel senso che la utilizzi prima per la madre, quando poi la utilizzi, la fai usare all'apo, ho avuto un'idea diversa, ecco, come non tanto come la solita scusa, ecco, che utilizzano gli adolescenti, perché la riferisco a quella utilizzata dal padre nei confronti della madre. La difficoltà è non dire quello che succede, quindi è cercare di spiegare le cose per non rivelare troppo. Ma secondo me, cioè per me si può anche parlarne,
insomma, anche fare spoiler, quindi poi ci Ok. sono scoraggi, insomma, le persone dal comprare il libro perché, insomma, sarebbe negativo, però no, sto scherzando. Sì, il padre, scusami, tu a cosa ti riferisci rispetto al padre, alla madre, la parola fai Alla, con noi? alla, sì, che tu all'inizio, quando la madre inizia a prendere le pillole e prova a suicidarsi, insomma, il padre come scusa, diciamo, utilizza la febbre, diciamo, tua madre si è sentita male, ha la febbre e quindi evita di dare spiegazioni. Successivamente le stesse scuse le utilizza Lapo. Ma visto in questo modo, la scusa che utilizza Lapo, come dire, assume quasi un significato diverso, non tanto della scusa tipica degli adolescenti, come se lui avesse inteso che c'è un qualcosa oltre alla febbre, e utilizza la stessa scusa della madre. Non so se riesco a spiegare Sì, qual è no, stata la situazione. sì. Forse, guarda, non so se è stato una. Forse è stato un caso, però visto in questo modo, assume secondo me una connotazione molto diversa. Beh, se riesce in questo intento, no, cioè che poi non era appunto, credo, un intento mio, sono contento. Quindi, sì, diciamo, per la febbre, quando il padre la utilizza per spiegare il malessere della madre, anche lì è una forma di tutela, no? Del Certo. padre nei confronti dei figli che non sono in grado, appunto, Certo, lui di pensa comprendere. di comprendere perché essendo molto piccoli. E quindi sì, poi dopo diventa, quando anche insomma, nella seconda parte, la parte della crescita e dell'adolescenza, la febbre diventa un modo per. Cioè, il non andare a scuola è generato spesso non tanto dalla preoccupazione di un compito, ma da ragioni, da un malessere, da ragioni simili a quelle che all'inizio spingono la madre a La comportarsi madre. come comporta, insomma. Quindi sì, Esatto. e poi penso che anche questo sia abbastanza verosimile, perché sì, è vero, spesso uno non vuole andare a scuola per saltare un'interrogazione, eccetera, però spesso anche per ragioni di poco adattamento, di scarso adattamento, per ragioni legate ai compagni di classe, ecco, e per paure, per vergogna di qualche cosa, appunto, e si torna alla vergogna, sì. Esatto, si torna sempre alla vergogna. Infatti, a proposito della vergogna, c'è anche un'altra frase che secondo me è molto interessante, quando tu dici, o fai dire a Lapo, anzi, vergogna di una bruttezza estetica o magari interiore che sentivo di portarmi appresso e che non volevo riconoscessi anche lei. Quindi. Cioè, diciamo, il fatto è che tutto questo dipende dal rapporto con questa madre, che è il personaggio forse più forte, forse centrale, anche se è una madre poi assente, quindi pur È essendo. centrale perché scaturiscono tutte le conseguenze, Sì, ovviamente, esatto, i da personaggi è lei. come se le orbitassero attorno, ecco, e Esatto. soprattutto la voce narrante. Sì. È un punto di riferimento, è un punto di riferimento che però manca perché in sostanza non è in grado di gestire la famiglia, la situazione familiare e questo malessere che appunto chiamo febbre, il padre anzi del romanzo chiama febbre, e io chiamo fondale di lago, e quindi diciamo, dipende tutto da questo rapporto fra Lapo e la madre, o fra Emma e la madre, ovviamente, però cioè, è come se ci fosse un legame che non si è mai interrotto, pur però essendoci una grande distanza fra i figli e questa madre, e una tensione costante verso la madre, che io spero di aver in qualche modo reso Sì, insomma, nel sì, sì. testo. Una tensione frustrata perché la madre non ricambia, non
non risponde alla tensione, no? È assente, si volta dall'altra parte, diciamo così. E quindi da questo poi dipende tutto, buona parte del disagio, sì, sono poi patologie alla fine, no? Un certo tipo di vergogna quando è eccessiva, un certo tipo di timidezza è patologia. E questo diventa, insomma, poi nella seconda parte appunto entrano altri personaggi, questo Amedeo, un amico di Laco e Greta, questa ragazza che in qualche modo cercano di aiutarlo a risolvere queste problematiche, però son cose profonde che, insomma, sicuramente le persone che vogliono bene al personaggio di Lapo e ad Emma possono in qualche modo aiutare, ma non, insomma, è il personaggio che deve fare i conti con il suo dolore, con i suoi problemi, con questa assenza della madre. Quindi questo sì, vale soprattutto per Lapo, poi in maniera indiretta ovviamente anche per Emma, che Delle avrà problematiche. ripercussioni comunque abbastanza pesanti di questa cosa. Però secondo me anche appunto Greta è lo stesso personaggio di Primo che si avvicinano in qualche modo al dolore, no? Di Lapo, al dolore a questa assenza, a un'assenza. Sono stati messi lì ecco apposta, forse proprio come percorso di crescita di Lapo nel confrontarsi con altri tipi di assenza. Quindi anche se alla fine in qualche modo si allontana dalle persone per questa vergogna che tu gli dai, questa difficoltà che ha nell'esprimersi. E anzi, tu dici una cosa molto bella: il dolore non lo hai solo tu, i demoni non sono soltanto i tuoi, li abbiamo tutti. Quindi lo aiuti in qualche modo con difficoltà ad uscire da questo dolore, a comprendere questo dolore e in realtà anche a ritrovare la sorella, perché a un certo punto nel rapporto tra i due c'è uno strappo. C'è uno strappo e lo stesso Lapo, ecco, non si accorge o si accorge, ma anche qui subentra una vergogna, forse una difficoltà. Come i genitori non erano stati capaci, ecco, di crescere loro, lui non è in grado di aiutare la sorella. Quindi, in Tanto, qualche sì. modo, non vede o non vuole vedere perché non sa affrontare, giustamente, perché comunque stiamo parlando sempre di un bambino che diventa quasi poi lui genitore alla fine, della sorellina. Però, quindi, tutti i personaggi in fondo. Sono lì, per un percorso di crescita. Sì, poi diciamo, sarei contento se anche gli altri personaggi che in qualche modo sono funzionali allo sviluppo dei personaggi principali, quindi di Lapo, Emma, della madre e del padre, sarei contento se anche quegli altri avessero, appunto, Amedeo, Greta, una loro autonomia, o se almeno si intuisse che comunque anche loro hanno una loro storia, perché poi, ecco, non vorrei. Cioè, l'errore del ragazzino del mio romanzo è proprio questo. Lui si concentra, cioè, questa situazione lo porta a chiudersi in se stesso, a guardare dentro se stesso in maniera morbosa, ossessiva, e diventa anche egoismo poi a un certo punto, questo guardarsi dentro costante. E quello che non. Cioè, l'errore è proprio questo, quando diventa egoismo, quando non ci si rende conto che attorno ci sono altre persone che comunque hanno delle difficoltà e avrebbero bisogno, insomma, se uno vuole bene a quelle persone, della nostra vicinanza, del nostro aiuto in qualche modo, comunque della nostra presenza, ecco, del nostro interesse. E quello che fa Lapo è probabilmente è quello che non lo so, sconsiglio di fare alle persone,
agli adolescenti, e, se posso permettermi, almeno no, cerco di non farlo io, ecco. Quindi di pensare che al mio dolore, insomma, al proprio dolore come se fosse l'unico, come se non potessero esistere attorno a noi tanti dolori, ognuno gigante, ognuno e tante ferite, ecco. Come se ognuna di queste ferite poi non avesse bisogno di essere medicata, quando invece è proprio questo, insomma, quello di cui si ha bisogno. Assolutamente. No, si capisce perfettamente il ruolo appunto che hanno i personaggi, anche quelli che non abbiamo nominato nella diretta, hanno tutti un ruolo, un qualcosa che faccia comprendere determinati atteggiamenti anche, no? Da parte dei genitori. Quindi anche questa capacità è molto importante, cioè di aver creato dei persone, un mondo in questo caso, un mondo intorno ai personaggi, ai protagonisti, che metta anche non delle certezze, però insomma che delle tappe, ecco, che crei delle tappe proprio in questo percorso, in questa chiarezza. Sicuramente sì, ti concedo di dare questo consiglio agli adolescenti, sicuramente, ma non solo agli adolescenti, credo che tanti pensino, insomma, che il proprio dolore sia l'unico, sia il più importante, o spesso tendono magari a sminuire quello degli altri, che non ritengono forse troppo grave, se vogliamo dirla così. Quindi assolutamente, e soprattutto tendono ad allontanare, tendiamo, mi ci metto anche io, ad allontanare poi le persone che in realtà cercano di aiutarci e che ci vogliono bene. Quindi È un sono, meccanismo di difesa. sì, sicuramente, appunto, subentra appunto, la vergogna, sì, ma proprio la difesa, la difficoltà. Non ho capito? No, dico esatto, è la vergogna, è sempre quello. È sempre quella, esatto. La difficoltà comunque anche di parlare a cuore aperto, se la vogliamo usare questa espressione, di quelli che sono i propri pensieri, le proprie difficoltà, le proprie ferite, fisiche o meno. Quindi sì, direi che il grande tema del tuo libro è proprio la vergogna. Insomma, cioè, il tema è grande, io lo declino come posso, in maniera piccola, diciamo, perché per carità non voglio, non sono comunque così. Insomma, è il primo romanzo e ho fatto Beh, è quello un che. romanzo, non è un saggio filosofico, quindi è giusto che comunque, che comunque una tematica del genere venga declinata appunto in una storia, però in cui purtroppo ci possiamo riconoscere un po' tutti, chi più e chi meno alla fine. Io consiglio davvero di leggerlo perché hai avuto delle grandi capacità di scrittura e di delineare proprio i protagonisti, le sensazioni. Io lo consiglio, non sono di parte, giuro, e quindi assolutamente. Intanto, se ci sono domande e commenti, ovviamente invito tutti a farlo. Non ne vedo al momento. Ok, andiamo su una tematica un po' più leggera del libro. Tu parli ovviamente a un certo punto anche di libri, di letteratura, e lo hai inserito perché? Ah, probabilmente. Per una tua passione evidente sulla letteratura, o per una sorta di potere che tu, diciamo, dai alla letteratura e alla lettura? Beh, per entrambe, insomma, un po' per ingenuità, sicuramente,
mi sembrava che, non lo so, inserire anche sotto forma di citazione, non lo so, Dostoevsky in qualche modo mi legittimasse a continuare a scrivere. Però, no, sicuramente la letteratura è una funzione forte, e almeno per me l'ha avuta. Spesso, ecco, la letteratura dà delle risposte a delle domande a cui nessuna persona in carne ed ossa è in grado di rispondere. O comunque, se non dà risposte, crea altre domande, domande più complesse, e in qualche modo, anzi, peggiora, ecco, delle problematiche. Però, allo stesso tempo, ti aiuta a farti un'idea più ampia di certe cose, soprattutto delle cose dolorose. Nel mio caso, diciamo, volevo un po' restituire quella che era la mia esperienza di lettore. Soprattutto io, ho avuto dei libri che in qualche modo mi hanno segnato e che non compaiono nel romanzo. In realtà compare c'è Dostoevsky, appunto, e poi mi pare cito Faulkner, L'urlo e il furore, ma vabbè, comunque. Nel mio caso furono soprattutto i libri di John Fante, che parlava anche lui di Dostoevsky, fra l'altro, appunto di questa potenza che aveva trovato nelle pagine di Dostoevsky, e che per la prima volta qualcosa gli parlava, un'altra anima. Dostoevsky, appunto, gli parlava come nessuno aveva mai fatto di madri, padri, di fratelli, sorelle. E mi ricordo l'effetto che ebbero su di me quelle pagine di John Fante che parlava di Dostoevsky. Allora ho pensato. Poi lessi Dostoevsky dopo e ebbe su di me anche un effetto fortissimo. Lo stesso altri libri, penso a Giuseppe Berto, Il male oscuro, un libro che leggevo in quel periodo e che in qualche modo, ecco, credo che in qualche modo, soprattutto la seconda parte di Piperita, risenta delle atmosfere del male oscuro di Berto. E poi, diciamo, sono sempre stato appassionato di la letteratura, diciamo, in qualche modo più viscerale, quindi quella non tanto di invenzione quanto racconti, quella che adesso si chiama autofiction, ecco, e specie quando tratta materiale delicatissimo, come appunto la tristezza e la depressione, anche nel caso del male oscuro di Berto. I genitori, il rapporto con la madre, col padre. Mi piaceva moltissimo Céline quando scrissi questo libro. Céline, il primo Céline, quello di Viaggio al termine della notte. Perché era appunto quello pure un libro che in qualche modo mi aveva toccato, no? Più profondamente di una storia, di una semplice narrazione. Tant'è che questo romanzo, la trama è veramente esile, ecco, quello che c'è è che spero, insomma, spero che tu me lo possa confermare, di essere riuscito a trasmettere, sono delle emozioni. È un romanzo emotivo, ecco. Adesso sto virando verso altre strade, verso altri lidi, però, insomma, il libro, questo primo libro doveva essere così, per la mia esperienza di lettore. E per l'argomento, per il tema, i rapporti familiari. Quindi c'è questa forte importanza, impronta di quello che si legge, insomma, è così, possiamo confermare che alla fine uno scrittore si rifà inevitabilmente ai libri che legge. Certo, sì. Io non sono una scrittrice, quindi per questo domando, però in effetti a pensarci si vedono, insomma, un po' le influenze ovviamente Lessico di... familiare è un'altra Ah, influenza certo. abbastanza esplicita di questo libro. E poi, non lo so, forse risente nello stile la lettura che facevo appunto di appunto una certa letteratura americana, soprattutto Jack London e Fante Hemingway, pure mi piaceva molto Hemingway. Vabbè, Hemingway piace a tutti, ecco, è uno di quegli autori a cui quando ci si avvicina alla letteratura
in cui insomma si ha a che fare in quel periodo lì. Solo che non sapevo, non ero mai stato in Spagna durante la guerra civile. Quindi non potevi. Mentre lo scrissi, ero a Cuba, cioè sono stato anche a Cuba. Tra l'altro, era il periodo in cui era morto Fidel Castro, quindi era un periodo drammatico per la storia, per i cubani. Cioè, in realtà i cubani erano anche abbastanza allegri, in parte, o disinteressati alla morte di Fidel. Non so perché sto parlando di questa cosa. Comunque, in sostanza, cercavo, sì, in qualche modo mi piaceva molto Hemingway. E questo per chiudere questa parentesi che non so perché ho aperto. Parlavamo di libri, in realtà vabbè, tu Sì. citi ovviamente anche Emma di Jane Austen per quanto riguarda il nome della sorella. Però una cosa, nel libro cito anche libri che non ho letto o non mi interessano, e anche soprattutto Te lo stavo per chiedere, quelli che citi nel Emma libro, di non li hai citati adesso. Jane Austen, non sono riuscito a. Non so perché non mi intriga molto. Comunque, poi parlo anche molto del cinema di Godard, molto, Sì, insomma, esatto, la madre amante del cinema, insomma, di attori come Robert Redford, insomma. James Dean, che compare fin Sì, dalle pagine, esatto. e poi appunto Greta Colapo che che vorrebbe somigliargli per piacere di più. Colapo che vorrebbe somigliargli per piacere di più alla madre, invece lo dici, somigli troppo a tuo padre. Non va bene, quindi anche questo è un altro punto che fa capire tanto sì, ecco, del questo penso rapporto. sia una. Ecco, un altro riferimento è la famiglia Karnofsky, non mi ricordo se è dello stesso dei fratelli Stinger, che cito in esergo, comunque, perché sono due e li Sì. confondo sempre. Comunque, insomma, la famiglia Karnofsky è un romanzo, parla, per chi non l'avesse letto, di questo adolescente in parte ebreo che durante l'insediarsi di Hitler in Germania. Insomma, si sente in qualche modo emarginato perché poi lui non ha proprio l'aspetto, diciamo, anzi, quando ri riscoprono in lui i suoi compagni di classe ariani e cose del genere, l'ebreo, insomma, lui si sente mortificato da questa cosa e odia il padre, si riflette in un odio viscerale nei confronti del padre che sente come responsabile di questo, di questo suo aspetto, no? Che poi è un ragazzo normale, quello del libro, ovviamente, non. Tant'è che cerca e vuole assolutamente confondersi con i compagni in classe. In quel caso, i compagni in classe sono tutti membri della gioventù hitleriana, quindi è anche una situazione più che sgradevole. E però c'è questo senso di inadeguatezza rispetto all'ambiente circostante che sicuramente Singer racconta meglio di me, anche perché ha. Diciamo un contesto, quello della Germania degli anni 30, che è più epico e quindi più Certo. interessante di una storia familiare ambientata all'inizio degli anni 2000 fra Roma e la provincia di Viterbo. Però comunque ho cercato di restituire quella dimensione lì, quell'inadeguatezza lì, anche quella rabbia, perché poi ecco, l'adolescente che diventa Lapo è una tipologia, diciamo, di adolescente arrabbiata, cioè una rabbia che è sempre appunto frustrata in qualche modo, no? Che inesplosa, una rabbia inesplosa. Sì, è sempre molto appunto repressa, comunque non. No, ecco, l'inadeguatezza, cioè la madre del libro è ossessionata, insomma, è affascinata come credo chiunque da James Dean, Robert Redford, e il ragazzino in qualche modo il somigliare a uno di questi due personaggi. Sarebbe un modo per piacere più Farsi a lei. Esatto. amare, assolutamente. Sì, lui vorrebbe essere amato in sostanza, amato dalla madre soprattutto, poi Certo. primariamente, principalmente dalla madre. Sì. Che poi è bello Quindi. anche perché si accorge, ritornando a quello che dicevi prima, che non è solo sul dolore, ma è la stessa madre a essere forse anche più infelice di lui. Sì, certo. Beh, alla fine lui è un ragazzo, quindi è ancora. Tante Certo, ancora possibilità. no. Assolutamente. Comunque Israel, in questo caso l'autore, Ah, ok, l'altro autore. perfetto. Sì. L'ho letto, ce l'ho qua, solo.
Li confondo sempre perché poi hanno fatto Sì. anche l'altro ha fatto un romanzo familiare, La famiglia. Moscat. Sì, ok, sì. Forse è dello stesso in realtà, non lo so. Uno di loro ha vinto il Sono un Nobel paio e che ci confondiamo comunque entrambi. No, è Isaac la famiglia Moscat, quindi sì, era così. Ok. l'altro. Comunque sono entrambi grandi autori, anche se non li so distinguere. Assolutamente. L'importante è averli letti alla fine, non te ne faremo una colpa. Eccoci. Normale. Francesco, io ti ringrazio, in realtà ti chiederei ancora tantissime cose sul libro, ma non voglio veramente andare poi a dire troppo, perché c'è tanto comunque da leggere e appunto soprattutto immergersi in queste emozioni, che dai. Quindi invito nuovamente a leggere Piperita. Anche per capire meglio sia il titolo, perché la storia inventata per Emma è davvero carinissima, e sia per la copertina, perché anche la copertina in realtà ha un significato importante nella storia e nel rapporto comunque tra i due fratelli. E niente, ti invito nuovamente a Napoli appena sarà possibile. Molto volentieri, veramente appena si può ci sto. Ti ringrazio ancora. Grazie a te e un saluto alle persone che ci hanno ascoltato. Ciao. Grazie mille, ciao. Ciao.